Buongiorno e bentornati nel mio canale. Come state? Allora, oggi è giovedì 7 gennaio, sono le 10:20 circa. Io ho finito le pulizie, Alex è a scuola e nulla, sono qua tranquilla a casa. Oggi è anche una bella giornata, devo dire. E oggi vi girerò il video dei prodotti terminati. Ne ho veramente conservati tanti e ora insomma ve li farò vedere. Devo dire che con la maggior parte mi sono trovata molto bene, c'è solo qualcosina con cui non mi sono trovata bene, diciamo così. Voi comunque tutto a posto, cosa mi raccontate? Allora, io ringrazio come sempre tutti i nuovi iscritti, stiamo crescendo piano piano veramente, quindi io sono contenta. E ringrazio sempre anche chi mi lascia un bel commentino, chi mi segue su Instagram. Io sono Adriana Channel YB. E nulla, iniziamo. Allora, avevo acquistato questo disinfettante multisuperficie cedro e lime, pagato all'incirca 1,20 € alla Coop. In più aveva anche il presidio medico chirurgico ed è al profumo di cedro e lime ed è qualcosa di veramente buono. Questo qui è un multisuperficie, quindi lo potete utilizzare per i pavimenti, per pulire la cucina, per pulire il bagno. Veramente è veramente fenomenale. Io ve lo consiglio, soprattutto ha un buonissimo profumo, anche perché, come ho già detto, ora che sono in gravidanza non tollero l'odore della candeggina, quindi la candeggina gel non la sto più utilizzando. E sto proprio cercando prodotti che abbiano dei profumi diversi, come per esempio appunto il limone. Poi avevo acquistato questo Cif per i pavimenti, pagato anche questo intorno all'euro, e devo dire che ha un ottimo profumo, però non mi ha fatto impazzire. Voglio dire, il suo lavoro lo fa, per amor di Dio. Però diciamo che preferisco altri prodotti. Bisogna mettere anche, non lo so, un po' più di dose rispetto ad altri detergenti per i pavimenti che ho utilizzato. Quindi questo devo dire ottimo profumo, ma la resa non mi è piaciuta tantissimo. Poi, candeggina, questa da 2 litri. Sono quelle classiche candeggine che hanno tanto prodotto dentro che costano all'incirca 50 centesimi, quindi devo dire ottima, fa il suo. E questa qui ormai la utilizzo solo magari nel WC o un po' sulle piastrelle, ma sempre molto, cioè nel senso poca, perché appunto l'odore ora mi dà fastidio e non ce la faccio a sentirlo, mi fa proprio star male. Poi ho finito questo WC preso sempre alle sirene blu, pagato mi sembra 89 centesimi. Mi è piaciuto un sacco perché veramente ha un ottimo profumo e poi è verde il colore. A me i WC gel mi piacciono che siano colorati, non mi piacciono quelli bianchi, quindi ottimo, questo sì. Ho poi finito il Vernel, questo qua mi piace un sacco, veramente buono, pagato forse 2,29 € in offerta. Non sono mai 52 lavaggi, almeno con me, però devo dire che insomma è un buon sostituto quando non trovo il mio amato Mon Amour. Ho poi finito questo balsamo della Fructis, diciamo che ha avuto una pubblicità veramente pazzesca. Io su Instagram vedevo che molte ragazze usavano sempre solo questo qua. Io devo dire, l'ho pagato 2,99 € in offerta perché altrimenti solitamente costa sui 4 euro abbondanti, anche quasi 5. Mi è piaciuto, un buon profumo. Questo qui è ma, tipo banana, boh. Però devo dire che con la pubblicità che ha avuto mi aspettavo, wow, qualcosa di super eccezionale. Invece devo dire che è paragonabile ad altri, cioè ce ne sono altri che hanno dei profumi pazzeschi che magari proverò anche. Però mi aspettavo qualcosa in più. È buono, ma non lo so. Con tutto quello che hanno detto pensavo che qualcosa di veramente pazzesco. Ho poi finito questo detergente intimo.
non è la prima volta che lo prendo, l'ho pagato 89 centesimi e mi sbaglio sempre perché poi alla fine non mi ci trovo bene. Nel senso che è vero che è adatto alle pelli sensibili, ma non è molto schiumoso, quindi bisogna metterne un po' di più. Sembra, non dico acqua, ma sarà per il fatto che appunto è micellare. Quando si versa è molto molto liquido, non fa schiuma. E devo dire che neanche il profumo, boh, mi ha fatto impazzire, quindi no, spero di ricordarmi di non risbagliarmi di nuovo, ma non lo acquisterò nuovamente perché non mi sono trovata bene. Ho poi terminato questo gel detergente per il bagno, pagato 1,35 € sempre alla Coop. Beh, questo qui è troppo buono, ha un profumo veramente buonissimo, ricorda molto il Mastro Lindo, costa poco, pulisce molto bene, anche perché io devo dire che i gel li adoro pazzemente e ve lo consiglio tantissimo. Profumo ottimo, resa ottima e prezzo piccolo, quindi super. Come non poter far vedere ad ogni video di prodotti terminati il Mon Amour, pazzesco veramente, se non l'avete ancora provato provatelo, costa 3,19 €, segna 45 lavaggi e io vi assicuro che facendo anche 2-3 lavatrici al giorno questo flacone mi dura anche 10 giorni ed è l'unico tra i tanti che ho provato anche in formato maxi e poi ha un profumo che è qualcosa di eccezionale, ma per capirlo bisogna provarlo. Ma so che diverse di voi mi avete scritto che lo usate e vi trovate molto bene. Ho poi finito, e non è la prima volta che lo acquistavo, il detersivo per la lavatrice della Bioform comprato al Tigotà, 57 lavaggi, pagato 3,99 €, ottimo, profumo super, resa ottima, non fa palline perché ogni tanto mi viene chiesto. E veramente provatelo, se avete occasione provatelo perché è veramente buono. Ho poi provato questo sapone per le mani, pagato 99 centesimi e scusate, ogni tanto mi viene sempre il fiatone. E dice 96% di ingredienti naturali. Aspettate che sì, il profumo non è male. Devo dire che sì, mi è piaciuto. Penso che proverò altri profumi, però devo dire che questo qui è ottimo, è piaciuto tanto anche a mio figlio, un po' per la confezione, un po' perché vedeva dentro il sapone, quindi sì, questo sì. Ho acquistato di recente la carta igienica della Regina, 4 rotoli, 2,99 €. E quella con le camomille perché ero veramente curiosa. Allora, devo dire che un rotolo mi è durato anche 3 giorni abbondanti, però mi aspettavo, perché c'è scritto 3 veli, che fosse più spessa, quindi non lo so, è un 6,5, diciamo. Mi ci trovo e non ci trovo, nel senso che altre carte igieniche sono più, diciamo, più spesse, nonostante abbia 3 veli. Quindi non lo so, fatemi sapere anche voi. Ah, addirittura ne avevo conservati due, pensate un po', quindi quello che dovevo dire su Mon Amour l'ho già detto. Terminato questo sgrassatore, sempre marchio Coop, sempre pagato intorno alle 1,30 € al Marsiglia. Questo qui l'ho utilizzato tanto per lavare le mascherine lavabili e per smacchiare magari un po' i vestiti, insomma, non per comunque cucina o bagno. Però devo dire che veramente mi è piaciuto tanto. Aspettate che sento. Sì, il profumo di Marsiglia si sente molto nonostante non sia Chantecler. E ottimo, ve lo consiglio tanto, ma io devo dire che i prodotti per le pulizie della Coop con quasi tutti mi sono trovata veramente bene, in più hanno dei prezzi veramente abbordabili. Ho terminato questo bagno schiuma della Neutro Roberts, cremoso, veramente pazzesco, ha un profumo
che è buonissimo e sembra di lavarsi realmente con la crema ed è molto simile al Nivea Crema, sempre bagnoschiuma, sempre nel flacone blu. 700 ml, pagato 1,99 euro, ed è pazzesco. Io lo adoro, veramente penso proprio che lo ricomprerò. Ho poi utilizzato questa volta questo tipo di tinta per i capelli, sempre senza ammoniaca perché in gravidanza ovviamente non si può. E l'ho fatta un paio di giorni fa e insomma devo dire che per averla pagata 3,99 euro ha fatto il suo. Adesso vediamo quanto resisterà, però è bella, mi piace, quindi ve la consiglio. Ho poi terminato, che in realtà ho utilizzato io nonostante sia da uomo, questo deodorante pagato 1,78 euro, perché diciamo che è in gravidanza in maniera un po' più, diciamo, insomma, si è fatto sentire un po' di più il fatto che nei periodi ho un tipo di sudorazione più alta e quindi magari per non usare sempre Neutro Roberts, Nivea Borotalco, ogni tanto provo anche quelli da uomo, quelli più delicati. Non ha profumo ed è veramente molto buono, quindi ve lo consiglio, soprattutto chi come me è un po' delicato sulle ascelle e come me magari ha dei periodi in cui la sudorazione si fa sentire un po' di più, quindi super anche questo. Ho poi terminato questo dentifricio della Durbans, pagato mi sembra 80-90 centesimi, è veramente molto buono e ha un buonissimo profumo, quindi anche questo sì. Ecco, questo giro ho fatto le coppie, due Mon Amour e due mascara della Essence, questo per farvi capire quanto io adoro questo tipo di mascara, che consiglio veramente ogni volta. 4,19 euro, adesso ne ho un altro che mi ha regalato mia mamma a Natale e ve lo consiglio tantissimo, anche per un trucco veloce, anche come vedete io sono un po' di fondotinta, un po' di matita per le sopracciglia, un po' di tinta e basta, tinta labbra, scusate. E questo qui è pazzesco, fa delle ciglia veramente belle, quindi ve lo consiglio tantissimo. Ho poi terminato questa tinta labbra che ho su della Wycon, e veramente io la adoro. Costa all'incirca 7, no, 6,95 euro, 7,30 euro, insomma una cosa del genere. Non va oltre gli 8 euro comunque ed è pazzesca. Io la adoro veramente. Come vedete, il mio make-up si compone di mascara, tinta labbra, fondotinta e matita sopracciglia. Fine. Insomma, e mi sento comunque sistemata e a posto. E infine, questo spazzolino della Oral-B, pagato questo 2,85 euro, ma veramente è una bomba, mi è piaciuto tantissimo. Io, ecco, l'unica cosa su cui non sto attenta proprio al centesimo è lo spazzolino, perché, boh, ne ho provati tanti anche di marche più economiche, meno costose, ma se non ha questo tipo di setole non mi ci trovo. E basta, io vi ho fatto vedere tutto e quindi insomma spero che questa tipologia di video vi sia piaciuta. Vi ringrazio nuovamente, vi invito a iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e ad attivare la campanellina, a seguirmi anche su Instagram, io sono Adriana Channel YB. Io ora vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!